Venerdì sera 18 agosto a Rigamonti Ceppi c'è stato il collaudo delle nuove luci per l'illuminazione dello stadio. Mister Foschi, oltre ad apprezzare il nuovo impianto, ha fatto il punto sulla preparazione della squadra. Stiamo preparando, stiamo completando la preparazione che finirà il 26. Cerchiamo di farci trovare pronti al meglio per l'inizio del campionato. Non sappiamo ancora quando sarà, il 2 o il 16, però stiamo facendo tutto il possibile, almeno dal punto di vista fisico, visto che abbiamo ancora tanti elementi che stiamo aspettando, che sappiamo che arriveranno, e quindi stiamo facendo comunque tutto il possibile con i giocatori che abbiamo, che sono validi. Oggi siamo venuti a vedere l'illuminazione nuova e ci rendiamo conto che in effetti questo stadio adesso è illuminato a giorno, quindi complimenti a chi ha messo in piedi questi lavori. Domenica un test ancora abbastanza dolce, se vogliamo usare questo termine, con Fulgor Caratese e Sondrio. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi? Non ci sono test semplici, i test sono tutti difficili, soprattutto in questo periodo dove le gambe magari fanno fatica a girare bene perché stiamo lavorando tanto, i carichi di lavoro sono pesanti, il caldo si fa sentire, quindi per me non esistono test semplici, per me le partite sono partite e quindi dobbiamo solo crescere sotto tutti gli aspetti gara dopo gara, sapendo che noi arriveremo al campionato senza gare ufficiali e quindi dobbiamo trasformare queste gare come quelle ufficiali. Per chi avesse ancora dubbi sulla permanenza dell'Ecco in Serie B, Foschi tranquillizza tutti. Noi siamo già in B, quindi poi il 29 decideranno, non lo so quello che decideranno, ma io non ci penso nemmeno, non penso minimamente a una cosa diversa. Noi la B l'abbiamo conquistata il 18 di giugno, quindi tutto quello che fanno gli altri è una cosa che non mi riguarda. Quindi noi ci alleniamo e cerchiamo di prepararci al meglio per il nostro campionato. Presente al collaudo anche il commentatore sportivo Antonio Nucera. Diciamo che è una soddisfazione per la città sicuramente avere un impianto di questo livello. E la promozione in B è stato il primo passo, adesso ci sono tutta una serie di appuntamenti che insomma piano piano la società sta rispettando. È una soddisfazione anche per me perché io questo stadio lo conosco da 40 anni, quindi ci ho anche commentato le prime partite tanti anni fa, insomma è sicuramente una grande soddisfazione per me ma anche per tutti quanti quelli che amano questa società e adesso la parola passa al campo e vedremo che cosa accadrà, però insomma questo impianto è sicuramente un impianto di livello e la Serie B per l'Ecco è certamente una bella carta d'identità.